Ciao a tutti, grazie per essere qui. È una giornata un po' caldina, diciamo, ma meglio così, così possiamo stare all'aria aperta e magari anche se qualcuno si trova a passare di qui, vede quei pazzi che in previsione sono descritti come assassini, criminali, occupanti abusivi del Senato e della Camera dei Deputati, magari si renda conto che siamo persone normali come loro, che pensano, a differenza loro, di voler cambiare in meglio questo paese. Questo è il nostro obiettivo finale. Io parlerò di immigrazione, però vorrei parlare di immigrazione con il concetto un po' più ampio del come abbiamo affrontato la questione dell'immigrazione, perché io sono un ingegnere informatico, quindi con l'immigrazione non c'ho niente a che fare finché nel 2013 sono stato poi eletto. Ho iniziato a interessarmi di immigrazione come mi sono interessato di altre mille questioni legate alla mia commissione, che è la Commissione Affari Esteri e Comunitari, che sono capogruppo, con l'approccio che hanno tutti quei cittadini che si trovano a dover affrontare un problema in qualunque ambito della vita e si chiedono come posso risolvere al meglio questo problema, no? E quindi, a differenza di tanti altri che lo risolvono semplicemente dicendo quello che gli hanno insegnato di dover dire nei circoli del partito, ci siamo messi semplicemente, io con i miei colleghi, abbiamo un gruppo che si occupa di immigrazione, ci siamo messi a studiare e ad analizzare le problematiche. Ed è un ambito, quello dell'immigrazione, che in effetti, come diceva giustamente Antonio, parte molto da lontano, parte da questioni proprio geografiche e anche geopolitiche, però io vorrei soffermarmi su quello che abbiamo individuato essere il problema a livello nazionale, quindi risolvibile con una politica accorta e precisa. Ovvero, ci siamo accorti chiaramente che il problema dell'immigrazione è un problema di gestione dei flussi. L'Italia ha accolto nel 2015 250.000 immigrati. Sembra un numero grande, ma non lo è per nulla se pensate che paesi come il Libano hanno accolto 2 milioni di immigrati con 4 milioni di cittadini. È come se in Italia fossero arrivati 30 milioni di immigrati in un anno. Allora, perché da noi è percepito come un enorme problema? Per due motivi. Uno, perché l'immigrazione è, come tanti altri ambiti della politica italiana, un terreno di scontro elettorale, punto e basta. Io dico sempre che due partiti, ad esempio, non esisterebbero senza il problema dell'immigrazione. Uno si chiama Lega Nord, l'altro si chiama SEL. Due poli opposti sulla carta dell'emiciclo del Parlamento, due partiti che in realtà vivono in simbiosi per lo scontro politico. Perché se tu non hai un problema percepito dai cittadini di immigrazione, non puoi dire che nel tuo programma elettorale il primo punto è mandare indietro tutti gli immigrati. E se non hai uno che dice che il suo primo punto è mandarli indietro, non puoi avere l'altro partito che dice che il suo primo punto è accoglierli invece. Allora, sono dei partiti che fanno dello scontro politico l'unico punto di programma elettorale reale. Ed è per quello che la nostra risposta sull'immigrazione è difficilmente compresa da tanti. Perché non abbiamo detto tutti a casa o li accogliamo tutti, abbiamo detto analizziamo il problema. Abbiamo analizzato il problema e mentre lo analizzavamo, perché io la mozione che ho presentato a mia prima firma il 18 dicembre del 2014, ho avuto la fortuna, la casualità, che fosse approvata quasi in contemporanea alla scoperta, diciamo, dello scandalo di Mafia Capitale. Allora, quello è stato il secondo punto della mia analisi. Mafia Capitale dimostra che l'altro problema per il quale non si risolve il problema dell'immigrazione in Italia è perché l'immigrazione è un business enorme. E per spiegare questo veramente a livello base, faccio sempre l'esempio dell'albergo. Se tu sei un proprietario alberghiero, il tuo interesse è che il cliente stia più a lungo possibile nella tua struttura. Mi sembra evidente questo. E allora, quando ci raccontano che un immigrato prende 50 euro al giorno, è una grande balla. È lo Stato che dà 50 euro, dai 35 ai 50 euro al giorno a chi accoglie l'immigrato, ovvero alla struttura, alla cooperativa che gestisce l'immigrato. Che significa questo? Che l'immigrato si mette in tasca 2 euro al giorno di pocket money, si chiama, tra l'altro in una chiavetta con la quale fa comprare le sigarette o cose di questo tipo nella struttura stessa. Ma chi accoglie l'immigrato fa dai 35 ai 50 euro al giorno. E allora qual è l'interesse di chi accoglie l'immigrato? Far sì che l'immigrato sia in quel centro più a lungo possibile, perché come in un albergo, più sta più guadagna. E allora, siccome in Italia siamo bravissimi a creare il malaffare,
Mafia Capitale dimostra che si è creato subito una rete fatta da politici, imprenditori e persone all'interno delle questure, delle prefetture, persone che piazzavano gli immigrati nei centri dove dovevano stare, quindi fatti dei amici degli amici o gestiti da cooperative legate ai partiti, e avevano tutti quanti l'obiettivo di farli stare là più tempo possibile. Un immigrato, pensate che un centro d'accoglienza di 100, con 100 immigrati dentro frutta 1 milione, 1 milione e 200 mila euro all'anno. Ora capite che la mafia è un SPA, è una società. Quindi se tu hai un business potenziale di 1 milione di euro all'anno è normale che la mafia si fionda su quel business. E questo lo dimostra Mafia Capitale. Pensate che in un'intercettazione di Mafia Capitale tra Buzzi e Carminati, due maggiori esponenti di Mafia Capitale, che è la quinta mafia italiana sostanzialmente ormai, dicono chiaramente che con gli immigrati si fanno più soldi che con la droga. Ma con chi li fanno questi soldi? Con gli esponenti del Partito Democratico che a Roma sono stati arrestati per Mafia Capitale. Allora possiamo dire tranquillamente, senza timore di essere smentiti, che il PD romano ha creato la quinta mafia italiana, Mafia Capitale. Ora capite perché, vedendo questi due punti di analisi, campagna elettorale e business, capite perché l'immigrazione in Italia non si risolve. E allora cosa abbiamo proposto noi? Tra l'altro, ripeto, la mia mozione l'abbiamo presentata prima ancora che scoppiasse Mafia Capitale. Noi abbiamo chiesto delle cose molto semplici. Uno, la revisione completa dei bandi ministeriali per l'accoglienza dei migranti. Significa che non è possibile che il prefetto di testa sua applichi delle regole in una città e diversamente in un'altra. Non è possibile che chi gestisce i centri d'accoglienza non debba depositare il certificato antimafia, ad esempio, cosa che non è prevista oggi nel nostro ordinamento. L'altra cosa che abbiamo proposto è che si creino dei punti di accoglienza direttamente nei territori di partenza e transito che permettono agli immigrati di chiedere lì da dove vengono se possono venire o meno, come fanno altri paesi, perché attenzione, se voi domani vi svegliate e volete andare a vivere in Australia o negli Stati Uniti d'America, due paesi che sfido chiunque a dirmi che non siano democratici, almeno per quello che si intende come democrazia, deve andare in ambasciata e chiedere se c'è posto per stare in America. Puoi andare come turista quando ti pare, se vuoi vivere lì devi chiedere se c'è posto. Lo stesso proponevamo noi. L'altra cosa che abbiamo detto, bloccare immediatamente l'accordo di Dublino, questo accordo che dice che il primo paese che riceve il migrante debba gestirne le pratiche. Perché abbiamo detto questo? Perché dobbiamo unire le due faccende. La prima, chi accoglie deve gestire il migrante. La seconda, Mafia Capitale. Se tu dai alle stesse persone che fanno soldi sull'immigrante nel centro d'accoglienza il dovere di gestire le sue pratiche, è ovvio che quelle pratiche dureranno un'eternità. Pensate che la media europea di gestione delle pratiche per un richiedente asilo è di 6 mesi, la carta europea dice 2 mesi dovrebbe essere, in Italia ci vogliono 18 mesi. Fate 40 euro al giorno per 18 mesi, avete capito quanto all'albergatore, se così vogliamo chiamarlo, conviene tenere l'immigrato lì. Allora abbiamo fatto un'altra proposta che aiuterebbe anche gli italiani. Abbiamo detto assumiamo 15.000 giovani neolaureati nelle materie che hanno a che fare con l'immigrazione, affari sociali, quelle materie lì, formati gratuitamente dagli enti internazionali come la Croce Rossa e l'UNHCR per aumentare la capacità delle commissioni territoriali di analizzare le richieste d'asilo. Qual è il problema? Se arrivano 250.000 immigrati in un anno, noi abbiamo 20 commissioni da 7 persone a commissione che analizzano le pratiche. Matematicamente capite che ci vogliono mesi e mesi. Allora se tu metti 15.000 giovani ad aumentare queste commissioni, porti questo numero di mesi a 2. Perché devi ridurre questo periodo di tempo? Perché il problema vero della percezione dell'immigrato non è la sua stessa esistenza, è cosa fa mentre è sul nostro territorio. Cioè se tu tieni un immigrato senza documenti, perché da quando chiede asilo a quando tieni documenti e senza documenti, sul tuo territorio non potrà lavorare in regola perché non ha documenti, non potrà percepire soldi, stipendio, e siccome l'immigrato è arrivato qui per mandare a casa dei soldi, capirete che l'unica alternativa che ha è delinquere. E affidarsi a associazioni criminali che lo fanno lavorare in nero nei campi per la raccolta delle mele o dei pomodori o delle arance, o se questo va bene, se va male andrà a rubare. Allora accorciare questo tempo significa per i cittadini italiani sapere che se l'immigrato da quando arriva a quando sappiamo con certezza se va respinto al suo paese o se va integrato in Italia passano 2 mesi, quindi per 2 mesi lui è ancora in una situazione di incertezza, dopodiché siamo certi su cosa possiamo fare. Sono proposte che secondo me ci arriverebbe quasi chiunque, non ci sono mai arrivati fino ad ora, intorno lì, per Mafia Capitale. Allora dobbiamo capire che la politica è una questione di prospettiva, io lo dico sempre, noi siamo un gruppo di opposizione
che ha dimostrato nell'ultimo anno di essere in grado di governare. Abbiamo fatto 5 proposte economiche complete, la riforma sull'immigrazione è sempre una, l'altra è la cittadinanza, che è una riforma completa dell'economia italiana e del lavoro, l'altra è la riforma sull'energia. Noi abbiamo previsto entro il 2050 l'uscita, l'indipendenza totale dalle fonti fossili. Si può fare, ci vuole soltanto avere la coscienza dei buoni padri di famiglia che vogliono affrontare le cose per come devono essere affrontate, senza nessuno che ti tira la giacchetta. Allora cosa possiamo promettere noi quando abbiamo i comuni che vanno al voto? Miracoli sicuramente no, però promettiamo una cosa soltanto. Promettiamo di portare dei cittadini a governare la città che analizzano il bilancio e dicono questo si può fare, questo non si può fare, questo non conviene farlo ai cittadini. Tutto questo alla luce del sole, e questo si traduce immediatamente in un comune che funziona laddove deve funzionare nelle sue necessità primarie e abbandona tutti quei fronzoli tipici dei comuni dove sono gli amministratori che l'unica cosa che pensano dal primo giorno quando vengono eletti è come essere rieletti 5 anni dopo. Fateci caso, non avete servizi primari a volte, però avete le grandi feste durante il periodo preelettorale, fanno la strada principale, perché? Perché vogliono di loro il vostro voto. Noi siamo in piazza per 5 anni, ogni 5 anni continuativamente, perché proponiamo qualcosa di concreto. Allora il voto al Movimento 5 Stelle non è un voto dato semplicemente per dare ad Antonio Basile la delega in bianco, fai quello che ti pare, altrimenti si fa la villa con piscina. Noi diamo il voto ad Antonio Basile, alla giunta che verrà con Antonio Basile, per dire io insieme a te voglio far diventare l'Ingrate un paese vivibile, che significa avere spazi di aggregazione, che significa avere il lavoro ma anche il tempo per poter vivere la vita in un modo dignitoso. C'è un sacco di gente che accumula soldi e non sa come spenderli, guardatevi intorno, cosa fate quando siete fuori dal lavoro? O andate in un centro commerciale o andate a Milano, e a Milano cosa andate a fare? Vi credete in un altro centro commerciale. Allora, noi dobbiamo cambiare questo paradigma, le città devono essere posti vivibili e si può fare, perché i bilanci, come abbiamo dimostrato nei comuni che amministriamo, si ribaltano in pochi anni. A Pomezia abbiamo preso il comune nel 2012 con meno 7 milioni e mezzo di bilancio e abbiamo chiuso quest'anno a più 15 milioni, si può fare, però serve una giunta di persone per bene che affrontano la questione con dei buoni padri di famiglia. Lo volete fare all'Inviate, basta che vi attiviate, manca una settimana al voto. Una settimana, sarebbe oggi per essere il doppio, sarebbe passato che ognuno di voi fosse andato a prendere un amico a casa e l'aveste portato qua. Se non l'avete fatto siete già indietro col vostro lavoro, perché non è Antonio che deve fare il lavoro per voi, siete voi che dovete fare il lavoro insieme ad Antonio. Partiamo da questo presupposto e cambiamo davvero le cose. Quindi io sono venuto qui soltanto a dirvi coraggio, lavorate duro questa settimana e si può fare un buon risultato anche qui. Grazie. Antonio, facciamo la parola. Grazie. Riccardo Fraccaro. Buongiorno a tutti, come state? Tutto a posto? Per chi avesse voglia c'è dell'acqua lì sotto il gazebo. Allora, buongiorno, grazie per l'invito. Io volevo dirvi solo una cosa oggi. Il Movimento 5 Stelle non è perfetto. Come tutti gli esseri umani, essendo fatto di esseri umani, ha i suoi difetti, ma il Movimento 5 Stelle è sulla buona strada, sta facendo qualcosa di importante, questo è evidente, e la dimostrazione più importante di questo è che abbiamo tutti contro, costantemente, abbiamo i giornalisti contro, non tutti per fortuna, abbiamo la stampa contro, abbiamo la televisione contro, abbiamo i lobbisti contro, abbiamo le associazioni contro, dei grandi imprenditori, abbiamo tutti contro, e per me questo è la dimostrazione pratica che siamo sulla buona strada. E anche la dimostrazione pratica che chi ci governa in questo momento non è su quella strada. Perché fateci caso, riflettiamoci un attimo, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che si è presentato, è un partito, che si è presentato come la rottamazione, come il cambiamento. E sta presentando anche una riforma costituzionale dicendo che sarà il cambiamento reale, la fine degli inciuci, la fine degli sprechi, la fine della casta. Ma come mai ha la casta dalla sua parte? Cioè il rottamatore si presenta come tale, ma ha dalla sua parte chi dovrebbe rottamare. C'è qualcosa che non funziona. È questo che non funziona. È questo... La logica che non esiste nel mondo della politica è questa, che poi nella prova dei fatti quello che dicono non si avverrà mai. E il fatto che noi stiamo facendo qualcosa di importante lo dimostrano i loro atteggiamenti quotidiani. Cioè parlano solo di noi,
hanno una paura incredibile di noi. Il Presidente del Consiglio, durante le amministrative, che ci riguardano direttamente perché siamo qui per questo, non parla di amministrative, parla di tutt'altro. Perché? Perché ha paura, perché sa che siamo sempre di più nei territori, che abbiamo sempre più chance di vincere, entrare nei comuni, e quando entriamo nei comuni, al di là di quello che dicono in televisione, in quei comuni, come a Livorno, che è stato attaccato, andate a Livorno, andate a parlare con i cittadini di Livorno, anzi andate a farvi un giro a Livorno, vi invito, andate a parlare con i commercianti di Livorno, quelli che ci abitano tutti i giorni, sono dalla nostra parte, sono con il sindaco che è attaccato dai partiti a livello nazionale, ma nel comune sanno quello che stanno facendo. Ne sono consapevoli, hanno un'enorme paura di noi, infatti parlano solo di noi. In Parlamento, questa settimana c'è Maglio, c'è Soria, quindi ve lo possono testimoniare, siamo arrivati al paradosso, quando discutono delle leggi che propongono loro e si votano loro, alla fine c'è la discussione finale in cui dovrebbero spiegare gli italiani al Parlamento la bontà di quella legge. Ecco, siamo arrivati al paradosso che parlano e che passano quel tempo a parlare male di noi. Cioè votano una legge, dovrebbero spiegare quella legge e parlano male di noi. Siamo arrivati a questa follia totale, anche in Parlamento e anche in televisione, come lo vedete. E l'unico loro strumento oggi per nascondere l'evidenza è la menzogna. Cioè questa è una democrazia che si basa sulla menzogna. Cercano in ogni istante di far passare le loro menzogne come verità. Vi faccio solo un esempio, la legge Fornero. La legge Fornero ce l'hanno fatta passare come una legge necessaria, cioè aumentare l'età lavorativa, quindi andare in pensione più tardi, perché la nostra vita media sta aumentando. Ci avevano passata così, no? Noi viviamo più a lungo e quindi dobbiamo lavorare più a lungo, così ce l'hanno detta. Non perché hanno rubato i soldi, non ce ne sono più, ma perché viviamo più a lungo. E quest'anno, dati Istat, per la prima volta nella storia di questo paese la vita media si è accorciata. Viviamo meno per colpa dei tagli della sanità, eccetera, eccetera. Però la legge Fornero non l'hanno modificata. Non andiamo in pensione prima, pur vivendo meno di prima. Questa è la prima bugia. La seconda bugia enorme che ci hanno propinato è la cosiddetta flessibilità nel mondo del lavoro. Vi licenzio più facilmente e abbiamo un lavoro più flessibile. Questa non è flessibilità, questa è precarietà. E c'è una leggera differenza. Abbiamo un mondo del lavoro precario quando il cittadino può essere licenziato e dopo essere stato licenziato si trova in mezzo alla strada. Quella è precarietà. Quando il cittadino licenziato ha comunque un aiuto dello Stato e un reddito dignitoso per vivere e poter spendere, quindi far girare l'economia ancora, quella è flessibilità. E la flessibilità è il reddito di cittadinanza. Il Job Act è precarietà. Ma ce l'hanno? E hanno detto l'esatto opposto di quello che vi sto raccontando. Una verità l'hanno detta. Hanno detto che stanno cercando di aiutare gli imprenditori. Però, quali imprenditori stanno cercando di aiutare? E stanno aiutando? Questa è la domanda che mi sono posto. Perché vedere il Presidente del Consiglio che va a braccetto tutti i giorni con l'amministratore delegato della FIAT, una società che ha preso miliardi di euro, anzi di vecchie lire, degli italiani, e ora ha spostato la sua sede legale all'estero per non pagare le tasse in Italia, è un grande affronto per tutti i piccoli imprenditori italiani che pagano le tasse e lavorano ogni giorno per arrivare a fine mese. Io mi immagino l'imprenditore che fa fatica ad arrivare a fine mese, che non dorme la notte per pagare le paghe ai suoi dipendenti e vede in televisione il Presidente del Consiglio che promuove i prodotti di una società come la Fiat che non paga le tasse in Italia ma le paga all'estero. Cioè con Renzi siamo passati non solo dal tartassare le piccole e medie imprese, siamo passati all'umiliare le piccole e medie imprese, i piccoli e medi imprenditori. Sono umiliati da questo governo, non solo più tartassati, siamo arrivati alla follia più totale. Chi è che ha fatto qualcosa per le piccole e medie imprese in questo paese? Nella storia di questo paese, una sola forza politica, il Movimento 5 Stelle, che si è tagliato lo stipendio e ha usato quei soldi per dare un sostegno, per finanziare un prestito agli imprenditori, ai giovani imprenditori, gli imprenditori che volevano rinnovare la loro attività senza chiedere necessariamente, senza dover dare delle garanzie necessariamente.
Usiamo i nostri soldi per la prima volta nella storia di questo paese, i soldi dei parlamentari, per aiutare i piccoli e medi imprenditori. E questo non è solo... Non so perché dobbiamo scappare, quindi facciamo presto. E questa, secondo me, non è semplicemente una grande cosa, ma è anche la dimostrazione di uno scandalo. Perché, scusate, se una forza politica che è in Parlamento da soli 3 anni, all'opposizione, riesce a fare questo, loro che ci hanno governato in questi 20 anni non hanno fatto niente. Quanti soldi ci hanno rubato? Esatto. Quanti soldi ci hanno portato via dalle nostre tasche mentendoci quotidianamente? Se una forza di opposizione in 3 anni è riuscita a creare 1.800 imprese con i propri stipendi, potendo gestire i miliardi che ci sono nel bilancio dello Stato, cosa si potrebbe fare realmente? E vedete, queste cose che stiamo realizzando concretamente stando all'opposizione sono reali. Sono tanto reali che per la prima volta, ad esempio, il bilancio della Camera dei Deputati, per la prima volta da quando esiste la Camera dei Deputati, è scesa sotto il miliardo di euro. Qual è la variabile che è cambiata? Che è entrato il Movimento 5 Stelle. Per esempio, da quest'anno, dal 1 gennaio di quest'anno, gli ex parlamentari non viaggiano più gratis alle spese dei cittadini, perché molti, probabilmente vostri concittadini, voteranno Lega, io ne sono convinto, sarà facile, però... Chiedete ai vostri concittadini se qualche leghista, magari in un comizio, ha mai raccontato loro che i loro ex parlamentari continuavano a viaggiare gratis, prendere il treno, prendere l'aereo, prendere la nave, gratis per l'Italia, anche se non venivano eletti. Grazie al Movimento 5 Stelle questo non avviene più dal 1 di gennaio. Ve ne racconto un'altra. Noi, cittadini, paghiamo l'assicurazione per i parlamentari, assicurazione in caso di infortunio o di morte. E nel contratto di assicurazione che siamo andati a vedere quando siamo entrati in Parlamento abbiamo visto che paghiamo l'assicurazione ai parlamentari anche se si ubriacano, fanno un incidente, paghiamo noi. Allora la nostra proposta in Parlamento è stata questa. Allora ci sono due cose: o ve la pagate voi l'assicurazione, o noi vi paghiamo l'assicurazione se fate un incidente quando siete ubriachi, però voi pagate un'assicurazione nel caso in cui fate delle leggi che danneggiano i cittadini, visto che le fate ogni anno, e poi li pagate con quell'assicurazione ai cittadini. Vedrete che riusciremo a togliere anche questa cosa. Da quando siamo entrati in Parlamento, grazie alle nostre battaglie, e siamo opposizione, ricordo, noi facciamo risparmiare ai cittadini italiani ogni ora, ogni giorno di ogni anno della nostra vita, da qui in avanti, 3.600 euro. Ogni ora, di ogni giorno, di ogni anno, 3.600 euro. E siamo l'opposizione. Quindi, solo per dirvi una cosa, questi sono degli esempi, per dirvi una cosa molto concreta. Noi siamo l'unica forza politica nei confronti della quale il voto non è mai sprecato, perché anche se non andiamo al governo, anche se andiamo all'opposizione, contiamo qualcosa e riusciamo a portare a casa qualcosa di concreto per i nostri concittadini. Non è mai successo. Ora, io chiudo perché mi ha detto di essere molto sintetico. Non vi parlerò di riforma costituzionale, non vi parlerò delle riforme di Renzi. Perché? Perché in questo momento stanno puntando tutti quanti l'attenzione su altro rispetto alle elezioni amministrative, perché non vogliono che i cittadini sappiano che in tutti i comuni d'Italia, in tantissimi comuni d'Italia, c'è la possibilità di fare questo cambiamento epocale. Mettere al governo il Movimento 5 Stelle. Non ne vogliono parlare, non ne vogliono raccontare, perché hanno paura di bruciarsi a queste amministrative. Quindi parliamo di queste elezioni, parliamo che c'è un sindaco del Movimento 5 Stelle che potrebbero governare la vostra comunità da qui in avanti. Di riforma costituzionale ne parleremo da settembre, magari. In bocca al lupo a tutti e tenete duro.